Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e oggi esploreremo tre dei misteri rimasti irrisolti nelle bizzarre avventure di JoJo. Spazieremo da piccoli dettagli a potenziali buchi di trama distruttivi. Perciò attenzione, perché questo video può contenere spoiler fino alla parte 5, Vento Aureo. E si parlerà anche dello spin-off canonico Dead Man's Questions. Quindi se non li avete visti o letti, vi consiglio di farlo prima di guardare questo video. Vi dico subito che tra questi misteri non sarà presente l'incognita sull'identità del salvatore di Josuke, perché effettivamente un mistero vero e proprio non è. Ma anche se di questo ne ho già parlato in un altro mio video, che vi lascio in descrizione, le daremo uno sguardo prima della fine. Prima di iniziare, vorrei ringraziare e salutare la maschera per avermi consigliato nei commenti l'argomento di questo video. Detto questo, possiamo iniziare. Sicuramente il mistero più dibattuto di tutto JoJo, che ha diviso e continua a dividere i fan con questa sola semplice domanda. Ma Miki Taka è un alieno? Sì o no? Essendoci diverse prove che attestano e allo stesso tempo smentiscono la sua natura extraterrestre, dalla sua prima apparizione nel 94 ancora non si è riuscito a chiarire questo mistero. In più, questo dubbio non viene e forse non verrà mai né confermato né negato da Araki o da David Productions, probabilmente in modo intenzionale. Dato che nel manga si parla solo di abilità, mentre nell'anime si aggiunge al solito stand profile un punto interrogativo alle voci stand name e stand master, così da mantenere questa incognita. La parte più ambigua risiede però in ciò che accade nella storia, perché la freccia effettivamente riconosce Miki Taka come idoneo a ricevere uno stand, però inspiegabilmente dopo averlo punzecchiato lo rifiuta. Miki Taka poi si rivelerà capace di mutare la sua forma e tramutarsi in qualunque oggetto immagini, senza però poter apparentemente tramutarsi in un'altra persona. Questo perché ai suoi occhi gli umani sono tutti uguali. Eh già, gli umani, perché lui si autoproclama un alieno. Secondo le sue parole, il suo nome sarebbe in realtà Numiki Takazo Nishi e avrebbe 216 anni. Verrebbe dalle nubi di Magellano. Il suo lavoro sarebbe il pilota intergalattico e avrebbe fatto il lavaggio del cervello ad una donna facendole credere di essere sua madre. Il suo comportamento sicuramente non è quello di una persona normale. Ma esattamente, come fa ad avere quel tipo di abilità se non ha uno stand? Forse ha finto di non vedere gli stand e in verità può effettivamente farlo? O è per via della freccia che lo ha solo scalfito senza trafiggerlo completamente? Io tendo più a credere a quest'ultima teoria, perché poi, piccola riflessione personale, come fa uno che non sa nemmeno cosa siano i fazzoletti e che ha dichiarato di non conoscere né comprendere la civiltà umana a concepire di doversi inventare un'identità fittizia a fare il lavaggio del cervello ad una persona così da crearsi una copertura? Ma soprattutto, a cosa gli serve se poi se ne va in giro a rivelare a chiunque lo incontri di essere un alieno? Perciò, almeno per me, lui non è un alieno, ma un ragazzo molto fuori dalle righe. Però, d'altro canto, se il motivo per cui è così bizzarro e ignaro di qualsiasi cosa fosse effettivamente perché non viene dalla Terra, la questione rimane sempre solo una. Non credergli perché è pazzo o credergli proprio perché sembra pazzo? Suppongo che non lo sapremo mai. Diamond is Unbreakable, per quanto sembri la più innocente tra le parti di JoJo, se così possiamo dire, è quella più colma di misteri e incognite rimaste in sospeso. E tra queste ce n'è una spesso trascurata dai lettori, ovvero, che cos'è quell'essere presente nella via fantasma di Muriocho? Ciò che sappiamo è che quella strada è un intermezzo tra la vita e la morte, quindi ciò che chiameremmo la porta per l'aldilà. Ed è anche il luogo dove vivevano i fantasmi di Remi Sugimoto e del suo cane, che anni prima vennero brutalmente uccisi da Kira. Ma se questa è davvero la porta tra la vita e la morte, perché i vivi possono essere trascinati nell'altro mondo? E perché le anime di Shigeki e di Rohan non sono passate da quella porta ma sono andate direttamente tra le nuvole? L'unica spiegazione plausibile è che quella porta agisca solo sui vivi che vi entrano e su coloro destinati ad andare all'inferno. Questione chiusa, no? No. E ora vedremo il perché. Alla fine di Diamond is Unbreakable, come sappiamo, l'anima di Kira viene trascinata nell'aldilà dall'entità, sancendo la sua fine. O almeno così si pensava. Più avanti, Araki pubblicò un one shot dal titolo Dead Man's Questions, che raccontava la storia di un fantasma incaricato da un monaco di compiere omicidi e scacciare spiriti e fantasmi maligni. Questo fantasma però non ha memoria del suo passato sulla Terra e si pone delle domande sulla vita terrena. La parte più sorprendente arriva qui. Quel fantasma è infatti Yoshikage Kira, che ovviamente in questo one shot ha una personalità molto diversa dalla sua controparte. Qui però sorge spontanea una domanda. Se dopo la morte Kira è tornato senza memoria, e a quanto pare non è il solo ad averlo fatto, allora cosa c'è in quell'aldilà? Se non è un posto definitivo come lo sono il paradiso e l'inferno, e se apparentemente ci sono fantasmi più importanti che danno degli ordini a fantasmi di rango più basso, se così possiamo dire,
Allora si può ipotizzare che in JoJo esista una vera e propria vita dopo la morte? Suppongo che anche questo rimarrà un mistero. Questo mistero lo avevo già accennato in un mio video di qualche mese fa, che tra l'altro trovate anche in descrizione nelle schede se voleste vederlo. Ma non avevo mai approfondito l'argomento, e questa è l'occasione giusta per farlo, dato che è un vero e proprio enigma. Sappiamo che Stardust Crusaders, che è una delle parti più amate di JoJo che ha dato nuova vita all'opera, inizia con il ripescaggio da parte di un peschereccio della bara di Dio, nella quale il vampiro si era rifugiato per 100 anni aspettando di essere liberato. Da lì ha inizio l'avventura di JoJo e tutto ciò che ne consegue, ma un piccolo minuscolo dettaglio che sorprendentemente in pochissimi hanno notato è: com'è possibile che se in Phantom Blood Erina è riuscita a salvarsi dall'esplosione della nave rifugiandosi nella bara di Dio, anche Dio sia riuscito a salvarsi dall'esplosione rifugiandosi nella propria bara? Diciamo che è un buco non solo di trama, ma proprio di logica che mette in discussione tutta la storia. Certo, da qui si potrebbero creare ipotetiche discussioni sulla canonicità di tutte le parti dalla terza in poi, ma le tralasceremo e ci concentreremo su quest'altra discussione. Com'è effettivamente possibile che due persone siano riuscite a utilizzare la stessa cassa in tempi e posti diversi per salvarsi? Le opzioni più logiche sono due. La prima è che Dio si fosse portato sulla nave una seconda cassa uguale identica alla sua e l'abbia lasciata lì come riserva in caso di emergenza. Ma guardando la sua sicurezza assoluta nel riuscire a impossessarsi del corpo di Jonathan, dubito che avesse anche solo pensato ad un piano B. La seconda, che è la più probabile e la più sensata, viene raccontata anche nel romanzo Over Heaven, che ricrea il diario scritto da Dio tra il 1983 e il 1989, nel quale, oltre ai suoi pensieri, Dio parla anche della sera in cui uccise Jonathan e di come riuscì a salvarsi, spiegando che Erina mise il corpo di suo marito e la testa del vampiro nel doppio fondo della cassa di quest'ultimo, mentre lei si mise nel primo fondo. Ad ogni modo, Dio decise di non uccidere Erina perché l'aveva salvato anche dopo le cose terribili che aveva fatto. A rigor di logica, sapendo che Erina è stata trovata sulle coste delle Isole Canarie e la cassa di Dio nel 1983 è stata trovata proprio intorno alle Isole Canarie, potremmo dire che il mistero è stato risolto e chiudere la conversazione. Se non che purtroppo Over Heaven è un romanzo non scritto da Hirohiko Araki, il quale, giusto per curiosità, apprezza tutti i romanzi di JoJo, dato che ama vedere la sua opera con gli occhi del lettore e non dell'autore. Perciò questa novel non è considerata canonica, e quindi il mistero non è stato ufficialmente svelato, anche se la soluzione data dall'autore del romanzo è quanto di più affidabile si possa trovare come spiegazione. E a malincuore, come tutti gli altri misteri, molto probabilmente questo non sarà mai risolto. Ok ragazzi, questi erano tre dei misteri rimasti risolti nelle bizzarre avventure di JoJo. Come promesso, prima di salutarci daremo un piccolo sguardo alla questione del salvatore di Josuke, ma se voleste un piano completo, vi consiglio nuovamente di andare a vedere quest'altro video, che trovate in descrizione nelle schede. Quindi, come già detto prima, questo un mistero non è. Si tratta semplicemente di un ragazzo che probabilmente era stato pestato dagli bulli e che trovandosi lì ha deciso di dare una mano a Tomoko e Josuke. Certo, molti fan pensano che quello studente fosse Josuke dal futuro, ma il fatto che quel ragazzo non sia il protagonista della parte 4 è stato confermato da Araki anni e anni fa, ma sono piuttosto certo del fatto che inizialmente avrebbe dovuto esserlo. Ma chissà, magari con l'appena annunciato spin-off con protagonisti appunto Josuke All Horse, tra l'altro canonico anche se non illustrato e scritto dal creatore di JoJo, si esplorerà anche questo aspetto, e forse avremo una risposta alla famosa domanda su chi sia quel povero ragazzo. Ultima cosa, per diminuire ancora di più le possibilità che questa teoria si veritiera, vi ricordo che il capitolo in cui appare il tanto misterioso ragazzo è raccontato dalla prospettiva di Koichi, non di Josuke, quindi quel flashback è un costrutto dell'immaginazione di Koichi basato su ciò che gli è stato raccontato, perciò probabilmente, anzi sicuramente, quel ragazzo non ha davvero quell'aspetto. In conclusione, sì, effettivamente non si sa esattamente chi sia questa persona, ma a parer mio è giusto così. Non c'è bisogno di renderlo per forza un personaggio importante e fondamentale, ma basta che resti quello che è sempre stato, cioè semplicemente un ragazzo che ha compiuto una buona azione. Bene ragazzi, questi erano tre, anzi quattro, dei misteri irrisolti nelle bizzarre avventure di JoJo. Spero che queste analisi con all'interno anche qualche pensiero personale vi siano piaciute, e vi invito a condividere i vostri pareri nei commenti, magari consigliandomi altri misteri da prendere in considerazione nei prossimi video. Quindi, il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!